Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel decimo episodio di No Man's Sky. Iniziamo subito andando dal nostro amico e facendo partire due belle spedizioni. Guardiamo la prima. Pattuglia di combattimento ci vuole 2 stelle. Non siamo in grado di farla, mi sa. Però per 50 minuti possiamo vedere se noi appoggiamo questo. Sì, no, in realtà possiamo farla perché abbiamo una valutazione flotta di 2. Mentre possiamo fare una spedizione bilanciata perché abbiamo una nave, una fregata mineraria che però va a fare una qualcosa di economico, però va bene comunque. Noi ora scendiamo, andiamo sulla nostra nuova astronave e direi di uscire e vedere che missioni possiamo dedicarci oggi. Ci allontaniamo un attimo. Facciamo così. Non tab ma esc. Andiamo al registro. Allora, direi che possiamo andare avanti. Ad esempio con Apollo. No, non questo. Possiamo... No, questo ancora così. Dobbiamo andare avanti ancora con questi. Investiga sul segnale. Indagare sul luogo vicino. Risorse avanzate. Allora, potremmo andare avanti. Potremmo andare avanti con questi. In realtà, dai. Andiamo avanti con i nostri archivi del computer di base. Che sono qua. Dovrebbe essere gli ultimi archivi che ci servono questi e poi dovremmo aver concluso. Eravamo, mi sembra, al 98%. Al di là del lago c'è il nostro atterraggio. Nostra base piano piano migliora. Andiamo a atterrare qui, che da lontano sembra buggata, ma in realtà se non si è aggiornato il terreno, la base è a posto. Quindi spostiamoci. Andiamo al nostro computer di base e vediamo cosa ha da dirci. Allora, va bene, come sempre, il recupero degli archivi automatizzati in corso. Iterazione perduta non disponibile, vabbè, seguiamo le coordinate. Posizione archivi individuata, coordinate interstellari, Emporio, antica rovina, vediamo. Ammiraglia. Cosa dobbiamo fare? Non vedo aggiornamenti di questa cosa, fammi vedere. Facciamo esc. Un archivio su un altro pianeta. Consulta la mappa galattica, quindi probabilmente mi è stata data una mappa galattica. Può essere? No. Ok. Ah, ok, l'archivio è in un altro sistema, quindi magari per ora, prima di fare questo, facciamo così, andiamo dall'agricoltore, agricoltore che però ha bisogno di biocarburante per carbonio, anche se in teoria non dico carbonio, ma qua dietro dovrebbe esserci un pannello solare che sta producendo un po' poco, forse è quello il problema principale. Prima di tutto vendiamo un paio di cose veloci veloci, quindi
iridesite, solfuro cristallino, vabbè, cioè, cristallo per mantenercelo, nucleo larvale, ce lo trasformiamo, perla vivente, nucleo adale, dati recuperati, lemmio ce lo vendiamo tutto, sfera di gravitini ce lo vendiamo, dotto neurale, sale di bromuro, valgono un po' meno, 3% in meno, però vabbè, ce li vendiamo perché ci serve spazio principalmente. Qui io dovrei arrivare comunque al contenitore di stoccaggio da un'altra parte. Vendetto il bulbo stellare lo posizioniamo qua, questo lo lasciamo qui, dati li mettiamo giù, anche questi, l'emeril attivato lo lasciamo giù perché tanto ora come ora non ci serve. Cubo della convergenza possiamo venderla, la perla vivente possiamo venderla, queste due qui le trasformiamo, quindi facciamo subito così, almeno poi ci dedichiamo subito ragazzi alla missione che stavamo guardando. Proviamo Gnalli Viking, Transponder Pirato, ho fatto qualche missione io, sì, se vedete così. Abbiamo oro, abbiamo un bronzo sporco, ancora un larvale, abbiamo, e questi ce li mettiamo da parte, che un po' di naniti, ora ne abbiamo 6.000, sono molto comodi. L'agricoltore è lì, facciamo così, cambiamo inventario, volevo fare l'inventario della mia astronave, ma ok, teletrasporto oggetti attivato, ok, questo possiamo venderlo, due di questi possiamo venderli, a questo punto spostiamo di là questo, questi ci servono, questo va venduto, queste cose così le lasciamo un attimo da parte, questo lo mettiamo nella lista tutta, che poi questi li mettiamo qui, detto metallo cromatico lo depositiamo, questo va venduto, questo va venduto, ok, andiamo a vendere allora quello che ci rimane. Abbiamo detto fumo della convergenza, perla vivente, bronzo sporco, pugnale viking, perfetto, carbonio arricchito, abbiamo venduto più o meno tutto. Andiamo a vedere il nostro Jack libero, il nostro agricoltore. Questa è una casa di vetro e metallo, viaggiatore, ha un estremo bisogno del mio tocco. Continuiamo. Allora, ci sblocca qualcosa, va bene. La tua prima lezione ti insegnerà ad amare la terra, amico. La terra fornisce vita nella morte. Prendi questo vaso idroponico e questi semi di fiore di malviscere. Pianta il fiore e scoprirai quanto è bello coltivare la vita. Ok, magnifico amico mio. Presto la nostra casa sarà intrinseca, intrisa del delicato profumo che dà il nome a questa pianta. Ok, questo lo farei volentieri in realtà, però volevo prima di tutto vedere le strutture, ovvero fare un altro corridoio qua. Giusto? E qui fare un'altra stanza quadrata. Andiamo avanti con Z. Dobbiamo fare un vassoio idroponico, ferrite pura, placca metallica. Facciamo questo. Lo facciamo così. Giusto. Fiore di malviscere, mi serve faecium per 40. Ammasso fungino. Per ora ho solo quei due lì. Il resto dobbiamo ancora pensarci, al resto però vabbè, vediamo se ci abbiamo del faecium qui, dubito in realtà che ce l'abbiamo qua, infatti non ne abbiamo, però abbiamo dell'ammonio e della muffa fungina, quindi possiamo provare
fare così e a piantare questo. Zeta, questo sì, questo possiamo provare a piantarlo. Qui noi abbiamo bisogno, penso, di corrente. Può essere, andiamo a vedere. Così è attaccato alla stanza. La stanza dovrebbe essere collegata all'altra stanza, che dovrebbe essere tutto collegato al biogeneratore, se non mi sbaglio, che però vorrei spostare il biogeneratore in realtà. Quindi facciamo Z, modifica parti. Allora, prima di tutto prendiamo questo terminale, io lo voglio spostare in quest'angolo. Ok, perfetto. Questo terminale io lo voglio spostare in quest'altro angolo. E poi infine l'ultimo terminale andiamo a spostarlo qua. Dovrebbe essere l'ultimo angolo. Questa la eliminiamo. Andiamo avanti così. Facciamo sono stato stupido. Ho sbagliato. Energia insufficiente, mi sa che ho sbagliato, ho cancellato il tutto. Difatti, allora, mamma mia ragazzi, cosa ho combinato. Z, andiamo, anzi spostiamo questa, la spostiamo qui e basta. E andiamo a fare qualche collegamento. Il reattore si collega alla batteria, la batteria si collega al teletrasporto, la batteria si collega qui e di qui, la batteria da qui si collega lì. Ok, così è tutto collegato insieme. Contenitore di stoccaggio. Ah ok, salva quello che c'è al suo interno, per fortuna, altrimenti avremmo perso tutte queste cose. Questo non me lo ricordavo. Vediamo nel frattempo se questo piano piano cresce. No, va bene, ci serve un Pageum e ci pensiamo. Andiamo avanti con le altre missioni, così dopo ce ne andiamo qua. Torna dallo scienziato, lasciamo 2 secondi che si aggiorna. Entità ingegnere, vediamo. Essere sconosciuto, ho superato la mia prova e viva, posso esplorare liberamente e seguire un osservatorio. Accettiamo di visitare un osservatorio, tenterò i risultati con pazienza, viaggiatore. Avviso, ok, dati di navigazione ricevuti, coordinate ricevute. 10 minuti, quindi è qua vicino. Noi però nel frattempo andiamo avanti con le altre cose. Trova interroga al pirata e espansione della base. Vediamo questa cosa mi dice di fare. Aiuta lo scienziato. Vabbè, non ha senso quello che mi stanno chiedendo. Archivi il computer di base. Questi 3 li stiamo facendo. Va bene, ragazzi, direi andiamo a fare questo della ricerca scientifica. Allora, qua chiamiamo il nostro esoscafo. Andiamo a vedere la ricerca scientifica. Siamo subito qui.
esserci un laboratorio, no, qualcosa del genere. Dove è? Qua sotto, eccolo. Atterriamo subito. Intanto la nostra flotta è arrivata nel sistema. Vediamo l'entità con cui abbiamo già parlato. Qua possiamo cercare qualcosa. Qui non c'è nient'altro. A muro non c'è niente. Quindi guardiamo qua. Osservatorio Corvax. Trasferitore dati installato. Accesso. Sembra che questo osservatorio avesse un unico scopo: individuare le interfacce di un'entità che i Corvax chiamano Atlante. Dopo molti anni gli scienziati di questa struttura hanno avuto successo, ma sono scomparsi senza lasciare traccia. Scarichiamo i dati, oggi non riesco a parlare. Torna dallo scienziato, quindi per questo siamo a posto. Vediamo. Il pirata. Dove è? 18 minuti e 55, quindi facciamo al volo anche il pirata. E poi andiamo a cambiare sistema. Cerchiamo di vedere se riusciamo a ottimizzare le missioni da fare così. Pirata è? Dove è? 40 secondi, va bene, dai. Facciamo un viaggettino così, rapido rapido. Anzi, meno di 40 secondi in realtà. Vediamo. Vediamo subito. Pirata, pirata. Posso dirvi che non sono mai stato qua? Ok, sì, è questo. Sono quasi certo di esserci già stato in questo posto, anche se non serva, sembra. Estraiamo i naniti, cerchiamo il carbonio. Sei la mia salvezza, questo Corvax era schiavo, questo Corvax forzato a operare frequenze pirata, ma ora non più. Corvax spera che straniero creda in sua virtù. Dono di tecnologia in cambio di silenzio. Se straniero denuncia questo Corvax ad autorità, questo Corvax usa contromisure letali. Dati sopravvivenza avanzati. Va bene, accettiamo. Non possiamo neanche rifiutarli, quindi li accettiamo e basta. Qua abbiamo preso questi, qua ci prendiamo questi. Andiamo a vedere, rubiamo anche del carbonio. Vediamo questo multitool. Classe C, no, non mi interessa. Questo lo prendiamo, questo lo prendiamo, questo non serve a niente. Vediamo cosa vende questo amico mercante di tecnologie. Componenti, circuito stampato. Circuito stampato non lo vende, però mi vende un vetro, quasi quasi il vetro me lo compro comunque. Cristalli gelidi e silicato, va bene, quindi niente. Miglioramenti ora come ora questi non mi interessano, tanto che noi vediamo qua. Andiamo a cambiare allora questo, andiamo nella mappa galattica e vediamo dove dobbiamo andare. Andiamo a visitare un nuovo sistema solare. Sto girando un po' troppo. Ok, X, mappa galattica, andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Vabbè, dobbiamo andare solo in questo in realtà, vicino, questo qua sotto cos'è?
Vabbè, lasciamo stare, non c'è finta di niente. Andiamo qua. Non l'hanno ancora visitato nessuno. Galassia di Euclide, esplorazione libera. Va bene, andiamo qua. Andiamo avanti con la nostra missione per il sistema e dopo andremo avanti a vedere magari quelle di Apollo e così, che devo cercare della tecnologia nelle stazioni spaziali un po' noiosa. Me le faccio io off camera, così poi posso andare avanti con la storia principale, che è un po' che non la tocchiamo. E ci imbattiamo in una battaglia, ok. Vola sotto gli scudi. Allora, facciamo così, facciamo veloce, entriamo sotto gli scudi. Faccio un po' schifo, eh. Ce ne vogliamo sopra adesso, sopra. Ehi. Chissà cosa cavolo sta succedendo. Non fa la retro. Non fa più niente questa navicella, ragazzi, è una navicella un po' ritardata, eh. Come se fossimo atterrati e non riusciamo a staccarci. Vediamo, ok, ce l'abbiamo fatta, vediamo distruggere queste cose, no? Devo staccarmi un attimo, devo vedere un attimo questo maledetto mercantile. Ok, sì, dobbiamo distruggere questo. Andiamo a distruggere questi. Missili in arrivo. Facciamo così. Ora dovrebbero essere 5, se non ricordo male, queste torrette. Vediamo cosa possiamo fare. Pallone antimercantile, lo andiamo a distruggere. Allontaniamoci un attimo. Lasciamo tab, astronave, ricarichiamo il nostro scudo con un po' di sodio. Andiamo a distruggere almeno un'astronave. Magari ci lascia stare il mercantile, no? Devo concentrarmi sul mercantile io. Dovrebbe avere ancora quelle due lì. Se noi riusciamo a distruggere queste, in teoria il mercantile si arrende, perché o lo abbattiamo e distruggiamo lo scudo, oppure dobbiamo distruggere tutte le armi. Non so che ci stanno bombardando, ma se in teoria riusciamo a distruggere questo, dovrebbero arrendersi. Ok, corazzata sconfitta. Così, qui c'è in giro ancora. Vedo che c'è ancora una di queste, ma va bene, fa nulla. Ok, allontaniamoci perché sto diventando matto. Saliamo a bordo. Dov'è che si sale?
rosso qua, ok. Non vedevo l'ingresso. Vabbè, sta facendo tutto da solo, ragazzi, io non sto facendo nulla. Usciamo da qui, andiamo subito dal capitano, che è questo qua. Questi sono dei jet. Preferisco i miei. Allora, catturiamo la corazzata, è una classe B. Possiamo confrontarla con la nostra. La nostra non ha nulla, c'è solo questo. Lo scanner interstellare. Possiamo confrontarla. Curvatura è uguale, iperguida è molto più prestante. Ok, 28 merci, 6, 9, 12. C'ha più spazio qui, spazio coordinamento flotta, 22, questa è 22 e mezzo. Direi che non c'è motivo per non prenderla, anche perché il valore passa da 4.650.000 a 63 milioni. Quindi rivendichiamo. Attenzione, l'inventario non viene trasferito al cambio dell'astronave. Trasferisci gli oggetti sulla nuova astronave prima di completare lo scambio. Vuoi procedere comunque allo scambio? No. Allora, se io faccio tab. Il nostro mercantile c'ha su questo che vale 1.860.000, c'ha su un po' di unità così, e lo scanner interstellare che vorrei smontare, quindi direi scendiamo, andiamo sulla nostra astronave. Facciamo così, adesso che siamo qui facciamo X, andiamo a richiamare il nostro e poi facciamo così, mercantile fuori portata, va bene. Ok, possiamo trasferire tutte queste cose all'astronave. Queste cose qui, sposta tecnologia, possiamo questa va bene, l'abbiamo smontata, ci penseremo. Questa le mettiamo tutte nell'astronave. Lasciamo così, ce ne andiamo. Ce ne andiamo, ma prima di tutto andiamo da queste fregate. Vediamo. Ispezioniamo la fregata. Questi vogliono 10 milioni, però è una classe B. Non è male, non è male. Più 15 di combattimento, meno 2% durata spedizione. 10 milioni non ce li abbiamo, però, quindi lasciamo perdere. Torniamo all'ingresso di questo mercantile, che dovrebbe essere quasi il mercantile sentinella, qualcosa del genere. Vediamo, ispezioniamo la fregata. C vuole 4.716, non ce li ho per fortuna, perché sennò sarebbe finito che mi compravo anche questa. L'ingresso è qua.
catturiamo la corazzata. Il gioco ci obbliga quasi a catturarla, oppure potremmo prenderci un cospicuo bottino, però effettivamente è molto, per noi è molto più vantaggioso catturarci la corazzata, quindi andiamo qui, ci trasferiamo subito qua sopra. Qui c'è il nostro capitano, caporale, quello che è. Catturiamo la corazzata, la confrontiamo. C'è solo portati per guida 200, va bene. Rivendichiamo il mercantile. Trasferire la precedente base mercantile, sì. Punto di rigenerazione salvato, perfetto. Questi adesso, ok, ci hanno spostato anche queste cose. Qui abbiamo le missioni in corso, il comando della flotta, andiamo a vedere il comando flotta operativo. Ok, questi sono in giro in missione. Qui abbiamo il nostro mercato galattico che ci vende le cose, coordinatori del trasporto. Sì, va bene, come sempre. Io qui posso vendergli qualcosa. Ah no, perché sto tutta sull'astronave. Però cosa possiamo fare? Dall'astronave trasferire delle cose al mercantile. Che ad esempio possiamo fare il trasferimento veloce al mercantile. 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 Microprocessore quello no, lo lasciamo qui. Questo va al mercantile. Questo va al mercantile. Questo ce lo teniamo noi. Ferita magnetizzata va nell'ex tuta. Questa va nell'ex tuta. Questo va nel mercantile. Anche questo. E anche questo. Anche questo. Non so se ci serve qualcosa. Mercantile, bellissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso non mi ricordo, mi sembra che ci vuole la sua posta, no? Va bene questa, in realtà. Molto interessante, quindi il mercantile, così lo lasciamo qua tranquillo. E noi in realtà potremmo andarcene. Potremmo andarcene, anche perché a questo punto non c'è niente. Torniamo giù. Dov'è che dobbiamo andare noi? Fuori dal pianeta, va bene. Quindi andiamo, continuiamo la nostra missione. Abbiamo preso un mercantile nuovo. Io però prima di fare questo, come sempre, vorrei fare così. Anzi, facciamo ancora prima di fare questo. Niente, volevo chiamare questa cosa ma non riesco, quindi andiamo prima di tutto alla stazione spaziale. Almeno ci compriamo un miglioramento. Cosa vendono? E arriva un'astronave. Sempre interessante vedere cosa vendono gli altri sistemi, le altre astronavi. È sempre bello. Andiamo a vedere questo. Proponiamo uno scambio. Le polvere di ferrite io me la compro sempre. Mi vende un sacco di paraffino che compro volentieri. Quanto panio io lui posso vendere? Cosa? Io posso vendere un dato di navigazione che ora come ora non mi interessa. Credo davvero interessante. Vediamo se anche questo ci vende il paraffino, che in realtà non è male.
sintetizzata, rame, cloro, uranio. Direi sì. Andiamo avanti, facciamo finta di niente, andiamo al terminale galattico. Allora, qui non ci vendono niente di quelle cose che non ci interessano. Aragno, circuito elettronico, cobalto ionizzato, questo ci fa comodo, l'oro ci fa comodo, anche il trizio e la polvere di ferrite ce li compriamo. Per il resto non c'è nulla che ci interessa, quindi saliamo qua. Andiamo qui a vedere se c'è qualche cassa che possiamo aprire. Chiediamo aiuto per il dialetto, simbolo della tecnologia, ne facciamo solo uno e ci prendiamo i dati di navigazione e ci compriamo il potenziamento per l'exotuta. Ce lo prendiamo in realtà qua sopra, quello di 100.000, questo è 50, ma ce lo prendiamo nella... sì, per forza, ce lo prendiamo per forza nella tecnologia, perché non abbiamo più spazio. Io vi faccio vedere giusto i due multitool che hanno, dopo vado avanti da solo. Un classe B non è male. Noi abbiamo un classe... no, noi abbiamo un classe A, quindi niente. Andiamo a vedere quello al di qua. Questo qui sembra un giocattolino carino, questo è un classe C, tecnologia sovralimentata, quindi niente. Per questo episodio è tutto, ragazzi. Vi invito a lasciare un like e un commento. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!